La Toscana si tinge di blu per la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. A Firenze oltre 1000 persone hanno sfilato per le vie del capoluogo toscano e la notte le sedi dei servizi dei Vigili del Fuoco della Toscana sono state illuminate di blu. Ora la vita, lo slogan che riecheggia, e ancora l'autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte. Soddisfatto di questa presenza Andrea Laurenzi, presidente di Autismo Arezzo. La risposta è stata incredibile, bellissima gente, vedete, da tutta la Toscana e oltre, e questo è quello che vogliamo, far vedere senza paura i nostri figli, raccontare le nostre storie e chiedere a chi deve decidere di decidere per la vita dei nostri figli. Basta convegni medici, quelli già ci sono. Noi vogliamo la vita, vogliamo passare per le strade, farci sentire colorati, divertenti. Mia figlia vuole disegnare, chi vuole giocare, è ora la vita. Oggi è una bella giornata, non ci fermiamo qui, però oggi secondo me il mondo dell'autismo, almeno in Toscana, ha segnato un punto di svolta. Spero di non ritorno. Il mese blu ad Arezzo prosegue con tante iniziative. Il primo appuntamento in calendario è per mercoledì 3 aprile alle 21 al Teatro Mecenate con lo spettacolo di Paolo Benvenu e Luca Ronga.